Ciao a tutti, sono Erte, sono il chitarrista dei Break Me Down e oggi vorrei fare un video diverso dal solito. Vorrei mostrarvi una funzione bellissima del nuovo aggiornamento del Line 6 Helix rilasciato qualche giorno fa. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Line 6 qualche giorno fa ha rilasciato il nuovo aggiornamento 2.9. Qualche giorno dopo ha rilasciato il 2.91 per sistemare alcuni bug all'interno, ma le nuove funzioni dell'aggiornamento sono veramente belle. In particolar modo ne ho riscontrata una che per i chitarristi che suonano live è veramente una gran figata. Finora Line 6 dava la possibilità di settare Helix in solo tre modalità. La prima, avendo snapshot e preset, la seconda 8 snapshot, oppure la terza 8 preset. Andiamo a ricordare la differenza tra preset e snapshot. Il preset è l'insieme di tutti i suoni che mi occorreranno per forgiare il mio suono. Gli snapshot invece sono quei preset all'interno del preset. Ovvero, io vado a richiamare attraverso la programmazione dei vari snapshot solo alcuni dei blocchi che ho inserito all'interno del preset, quindi non mi serviranno tutti. Se voi andate a vedere, all'interno di un preset potete inserire più di un amplificatore, più di un delay, più di diverse modulazioni, ma non vi serviranno tutte insieme. Quindi gli snapshot permettono il richiamo di determinati blocchi che voi andrete a programmare e selezionare precedentemente. Detto questo, andiamo a vedere quello che il nuovo aggiornamento fa in quest'ottica. Quindi, voi potete, entrando nella modalità Stompbox, attenzione, ricordatevelo, modalità Stompbox, non nella modalità preset snapshot che avete normalmente. Dove andate a mettere i pedalini, quindi quando entrate nella modalità Stompbox, voi potrete assegnare a ogni switch il pedalino. Con questa nuova funzione potrete assegnare anche i preset, anche gli snapshot, anche il looper, qualsiasi cosa. È una totale figata per una totale customizzazione della pedaliera. Questo, secondo me, è l'aggiornamento più figo di sempre. Adesso vi mostrerò come fare sia dall'editor che dalla pedaliera a customizzare la vostra Helix totalmente. Andiamo a vedere. Eccoci qua sul nostro editor. Adesso vi faccio vedere come impostare dall'editor questa nuova funzione del nuovo aggiornamento. È una cosa veramente molto comoda, si può fare in entrambi i modi, sia sul nostro editor che sulla pedaliera. Quindi prima vi faccio vedere come farlo sull'editor e poi vi farò vedere come farlo sulla pedaliera. Adesso siamo sul nostro preset. Come potete vedere, qui ci sono tutti i nostri vari blocchi e vogliamo intervenire e trasformare, customizzare la possibilità di interagire con la pedaliera. Quindi andiamo su Window, Command Center. E qui avremo a disposizione nel nostro preset tutti i vari switch e tutte le varie funzioni che potremo assegnare. Quindi non soltanto, come detto in precedenza, non soltanto i vari pedalini, le varie funzioni come possono essere delay, reverberi, eccetera, quindi non soltanto gli stomp, ma anche i preset, gli snapshot e tante altre cose a nostra disposizione che fino adesso non potevamo fare. Quindi torniamo qui e decidiamo di mettere il nostro snapshot qui in basso. Esempio, clicchiamo sulla tendina. Abbiamo a disposizione, come potete vedere, tantissime possibilità. Decidiamo di mettere lo snapshot qui. Si apre un'altra tendina. Qui chiede come dobbiamo fare questa tipologia di assegnazione, press release oppure hold, lasciamo press and release, così voi schiacciate semplicemente e entra direttamente il vostro snapshot. Quindi schiacciamo e
che cosa otteniamo, quale snapshot assegniamo. In questo caso mettiamo uno snapshot 1. Sulla pedaliera comparirà il primo snapshot che voi avete programmato. Quindi questo l'abbiamo fatta. Andiamo al successivo. Magari ci muoviamo in questo senso, prendiamo il secondo dall'alto sul foot switch 2, andiamo a mettere un altro snapshot. In questo caso, come potete vedere, vado a scegliermi il secondo snapshot e qui sulla pedaliera comparirà l'altro snapshot. Mi muovo in basso, vado a scegliermi un altro snapshot e stessa cosa, solo che faccio con lo snapshot 3, quindi un'altra assegnazione. Decido di cambiare, di mettere ad esempio qui su questo snapshot, su questo foot switch, di mettere quest'altro parametro, il preset. Qui è molto bella la cosa perché potete fare precedente, successivo o andare a scegliere il preset che più vi piace, andando a ricordarvi ovviamente dove avete posizionato quello che vi servirà dopo. È una funzione comunque molto comoda per il live, per chi suona live, perché ovviamente per chi registra a casa questa funzione non interessa, è una impostazione sulla pedaliera. Quindi, e ricordatevi, è in modalità Stompbox, quindi non è la classica modalità che voi ritrovate nel Global Setting, quindi non è quella dove potete scusate, dove potete registrare l'impostazione della pedaliera di snapshot o preset. Questa è la Stomp Mode, ok? E così via. Adesso vi faccio vedere come funziona direttamente sulla pedaliera. Eccoci direttamente sulla macchina, vi faccio vedere come impostare questa nuova funzione molto utile in live direttamente su Helix. Come potete vedere qui abbiamo il nostro preset e io ho disposto la macchina con 4 snapshot sotto e 4 preset sopra. Dal global setting ovviamente la macchina vi permette di impostare come volete il vostro preset. Il punto è che avete una impostazione limitata. Col nuovo aggiornamento potete customizzare completamente la vostra pedaliera, quindi andate in modalità stomp. Qui vedrete i 10 switch completamente vuoti e andiamo ad assegnare a ogni switch la funzione che ci interessa. In questo caso andiamo a mettere i nostri snapshot, quindi command center, decidiamo quale switch utilizzare. Ad esempio qui in basso deciderò di mettere il preset, qui mi appare la scritta preset e posso decidere se mettere il successivo, il precedente o un qualsiasi preset presente all'interno della macchina. In questo caso lascio preset successivo. Questo è molto comodo se abbiamo una scaletta già prefissata e una volta impostati tutti i preset all'interno della macchina non facciamo altro che cliccare sul preset successivo e avremo a disposizione comunque ben 9 switch. Quindi adesso decidiamo di mettere i nostri snapshot in modo tale da raggrupparli per bene. Mettiamo qui il primo, che è il clean, mettiamo sul secondo sempre snapshot, mettiamo la distorsione e qui sotto decidiamo di mettere l'ultimo snapshot che io ho preparato ed è il solo. Se poi ne avete altri potete disporli come volete, chiaramente molti
hanno bisogno di 5 snapshot, di 6 snapshot, cosa che fino adesso la macchina non poteva fare, a meno che non mettevate la funzione a 8 snapshot. Poi andiamo avanti. Decido di utilizzare questi altri 6 per mettere altre cose, ovvero i pedali. Potete tornare tranquillamente al vostro preset, andare sul blocco che vi interessa e inserirlo all'interno di quello che è la pedaliera. Quindi decido di mettere il reverbero qui, poi magari l'overdrive qui. Potrete così controllare totalmente la vostra pedaliera e le funzioni che vi offre. Potete inoltre, andando sul command, se scegliete quest'altro switch, potete scegliere anche di utilizzare il looper. Chiaramente qui è una cosa un po' più complessa, perché, come ben sapete, il looper utilizza parecchie funzioni, quindi non vi servirà soltanto un semplice switch, ma qualcuno di più. Però c'è la possibilità di impostare anche questa funzione sempre mentre state suonando. Detto questo, questa è la funzione più bella di questo aggiornamento, a mio parere, perché per chi utilizza Helix Live è una cosa che supera i limiti precedenti. Bene, siamo giunti alla conclusione, quindi spero che questo video possa aiutarvi a capire meglio le potenzialità di questa macchina incredibile. Stampate un bel like al video, se avete dei commenti lasciateli pure qui sotto e ci vediamo al prossimo.